domani sera è Mattia Bazar a Campobello di Mazara, nello specifico a Tre Fontane. Assessore Licata, assessore della provincia. Allora, qual è il ruolo della provincia all'interno anche dell'estate campobellese? Lei è campobellese, quindi la tocca anche più da vicino. Sì, io sono figlia di questo territorio, l'estate campobellese, beh, la provincia ha sostenuto e sosterrà quel programma di notti bianche che riguardano 8 comuni della provincia di Trapani, tra cui anche Campobello di Mazara e Tre Fontane, che è la frazione balneare in cui io villeggio. Quindi, come figlia di questo territorio e come istituzione presente nel territorio, sono stata investita e coinvolta in questa manifestazione di domani sera che mio fratello ha voluto omaggiare nella città. Come non voglio fare un discorso di parte, ma credo quando lui me l'ha detto l'ho apprezzato molto. Come gesto non soltanto di sensibilità verso un nostro compaesano che ha fondato i Mattia Bazar, che è stato proprio Aldo Stellita, ma come un gesto anche di responsabilità, perché in un momento in cui gli enti pubblici e gli enti locali subiscono dei tagli non indifferenti, un evento del genere che ti rappresenta come duplice veste un'azione di incoming nel territorio di turisti, è importante perché anche gli esercenti locali lavorano e si innesca un circuito particolarmente produttivo per chi opera nel territorio. Bene, allora Aldo Licata, figlio di Campobello, ha voluto omaggiare i campobellesi con un concerto, a dir poco, con i Mattia Bazar. Sì, questo è semplicemente un omaggio che ho voluto fare alla mia città per la serata dell'11 agosto. Ho voluto fortemente che fossero stati Mattia Bazar a venire a Tre Fontane, vista la forte attinenza col territorio. Ricordava l'assessore Licata prima che Aldo Stellita, uno dei fondatori di Mattia Bazar, nel 75 fondò questo gruppo che poi fece parlare anche di Campobello nel panorama musicale sia nazionale che internazionale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato forte sensibilità verso il territorio, in particolar modo il sindaco di Campobello Ciro Caramà, il presidente del consiglio comunale Peppe Castiglione, ma anche il direttore artistico, l'addetto stampa, Francesco Foggia, per il grande lavoro che ha fatto in pochi giorni per organizzare questo evento che ricordo è in Piazza Favoroso, quando si sarebbe potuto fare in tutt'altro posto, ma proprio perché per la forte sensibilità dell'amministrazione di voler non penalizzare gli esercenti del posto, soprattutto in un momento di crisi generale come questo. Via Mezzanotte, domani sera, concerto dei Mattia Bazar qui a Tre Fontane, un'occasione per far conoscere, per esibirti in una città che comunque è anche diventata un po' tua. Sì, beh, allora partiamo da questo. Io mi sono fidanzata con un mazzarese, quindi mi capita spesso di avere l'opportunità di scendere. Diciamo, ogni volta che la tournée mi concede qualche giorno di riposo, io vengo qui e non nascondo che Tre Fontane è proprio uno dei miei posti preferiti. Quello di domani sera è un viaggio musicale tra passato e presente, nel quale ricordiamo un po' tutte le tappe fondamentali della nostra carriera, ma celebriamo anche la nostra reunion, perché non dimentichiamo che noi ci siamo riuniti da qualche mese ed è uscito anche un album nuovo che si chiama Conseguenza Logica e presenteremo anche qualche brano da questo album. È un grande privilegio per me essere qui, anche perché mi lega veramente una grande amicizia alla famiglia, ad Aldo Licata, l'ingegner Licata, che ha deciso di organizzare questo concerto proprio qui a Tre Fontane. E quindi per me sarà essere veramente tra amici, anche se so, perché dalle voci, dalla pubblicità che è stata fatta, so che ci raggiungeranno migliaia e migliaia di persone, e questo ovviamente mi fa molto piacere. I Mattia Bazar sono un gruppo storico in Italia. Quando vi potremo rivedere anche magari in una edizione di Sanremo? Ma guarda, è una cosa che noi non escludiamo mai, però è anche vero che ogni direttore artistico su Sanremo ha la sua idea. Quindi non, per esempio, l'anno scorso noi avevamo presentato un progetto, ma non corrispondeva all'idea sanremese. In questo momento noi non ci stiamo pensando perché la tournée ci sta impegnando da nord a sud e anche all'estero. Siamo appena rientrati da Riga, quindi sul Mar Baltico, da Jurmala. Andremo presto in Svizzera e poi nuovamente in Francia. A settembre il disco uscirà proprio anche in Francia. Quindi siamo un po' impegnati in questo senso, ma non escludiamo assolutamente la possibilità. Lì dipende molto anche dal genio di Piero Cassano. Se gli viene l'ispirazione e scopre che scrive una canzone e dice: questa è una canzone che mi piacerebbe portare al festival, allora ci si può provare. Quindi domani sera saranno tante le canzoni che canterete tutti insieme, ma a quale sei più legata? Beh, guarda, ci sono due canzoni cui sono particolarmente legata. Una è Messaggio d'amore, perché nel 2002 ci ha regalato la seconda vittoria al Festival di Sanremo, e l'altra è Cavallo Bianco, che io ho sempre cantato, anche quando ho fatto gavetta, perché ho fatto 11 anni di gavetta prima di riuscire ad arrivare al mondo Mattia Bazar. La cantavo nel mio repertorio,
e la consideravo mia, anche se non era stata scritta per le mie corde, quindi è certamente forse la canzone che mi piace di più in assoluto. Siamo con il Presidente del Consiglio Comunale di Campobello di Mazara. Una notizia importante, domani darete la cittadinanza onoraria a Mattia Bazar. Sì, è una scelta che abbiamo condiviso all'intero Consiglio Comunale nel momento in cui abbiamo saputo di questa grande iniziativa dell'amico Aldo Recata, che ha voluto omaggiare la nostra città con questo suo dono personale facendo venire i Mattia Bazar a Campobello. Un riconoscimento che noi ritenevamo doveroso nei confronti di questo gruppo, perché il fondatore del gruppo di Mattia Bazar è stato Aldo Sterlito, un nostro compaesano che è morto prematuramente a causa di una grave malattia e che ha portato alto il nome della nostra città nel mondo, grazie alle canzoni splendide e meravigliose che il gruppo stesso ha saputo porre all'attenzione di tutti i cittadini dell'Italia e anche di altri paesi internazionali. Per cui il Consiglio Comunale proprio ieri mattina in maniera urgente e straordinaria ha determinato di onorare il gruppo di Mattia Bazar della cittadinanza onoraria appunto della nostra città, e che noi consegneremo domani sera sul palco anziché in Consiglio Comunale, per come è solito farsi questo tipo di manifestazione. Però considerato l'evento così di fama nazionale, noi riteniamo di doverlo fare in piazza davanti alla molteplicità di persone che si approfondiranno a vedere lo spettacolo. Quindi riteniamo che il Consiglio Comunale ha dovuto fare questo gesto in maniera sentita e in maniera calorosa, perché è stato un gesto spontaneo che ha voluto omaggiare per Mattia Bazar. Ringraziamo ancora una volta comunque anche Aldo Licata, perché la città deve essere fiera di avere un cittadino come Aldo che ha voluto con le proprie spese omaggiare la città con questo grande spettacolo. Che affluenza di pubblico vi aspettate per domani sera? Io non ho statistiche in mano, ma ritengo che un gruppo di Mattia Bazar può benissimo far venire almeno 10.000 persone dai paesi limitrofe, e quindi riteniamo che domani sera ci sarà necessità e bisogno di tutti, di collaborazione, anche perché abbiamo deciso di farlo all'interno della piazza Favoroso, e per cui considerato anche la non enorme grandità della piazza stessa, riteniamo che ci saranno magari qualche disagio. Quindi ci chiediamo scusa a tutti per qualche lieve disagio, però riteniamo che sia indispensabile farlo nel centro, perché così possiamo favorire le attività commerciali nel poter anche risollevare un po' le sorti di questa crisi che purtroppo sta attanagliando il nostro paese, ma non soltanto. Sono tante le manifestazioni comprese nel calendario estivo di Campobello, quali sono quelle a cui tiene di più? Ma non c'è un'attività a cui uno tiene di più. Noi intanto abbiamo fatto un calendario che guarda soprattutto all'economicità, e per questo abbiamo voluto favorire tutti i gruppi, almeno la stragrande maggioranza dei gruppi paesani, sia esse musicali oppure anche teatrali, perché riteniamo che con poche spicciole, perché le amministrazioni purtroppo soffrono, il grande disagio economico e finanziario che sta vivendo il paese si ripercuote anche sulla nostra piccola città, e con pochi soldi abbiamo voluto alleviare l'estate trefontanese, così come quella di Dorgetta Granitola. Questo ha consentito di poter far riscoprire i talenti che la città stessa ha a propria disposizione, sia nel campo della musica che nel campo del teatro. Per cui riteniamo che siano manifestazioni che tutto sommato possono gioviare alle professionalità, alle capacità artistiche che abbiamo all'interno del nostro nucleo paesano. Ritengo che ci sono spettacoli che vanno eseguiti con grande attenzione. Io l'altro ieri sera ho assistito per esempio a una manifestazione dei gruppi folcloristici, e dicevo che è un momento importante quello, perché oltre alla musica underground, house, quella che sia della giovane età, dei ragazzi d'oggi, bisogna anche saper scoprire quali erano i valori e la cultura di un tempo nel passato. Questo è un fatto che purtroppo i giovani d'oggi tendono a dimenticare, anche perché forse le scuole non fanno il loro dovere fino in fondo. Per cui se queste attività servono anche a far scoprire ai nostri ragazzi qual è il significato della cultura, della storicizzazione di ogni paese, che ben venga. Per cui noi riteniamo che anche con pochi soldi riusciremo a far divertire la gente in questa estate campobellese. Buonasera, sono onorato, ho il piacere di essere qui e di avere Silvia Mezzanotte con noi, con una voce splendida ci onorerà domani sera a Tre Fontane.
Ringrazio particolarmente l'ingegnere Licata che ci ha omaggiato di questo momento, nonché anche l'assessore provinciale che è stata nel suo ruolo istituzionale molto vicina a noi amministrazione. E mi auguro che questo momento porti visibilità alla nostra spiaggia, al nostro mare, che ricordo è stato segnato con la bandiera verde, quindi mare pulito, e questo per noi è veramente un orgoglio. Io la ritengo la perla della Sicilia, la nostra Tre Fontane. Spero potenzialmente che possa svilupparsi turisticamente così come dovrebbe. Passo la parola all'assessore provinciale Doriana Licata. Grazie, invece sono io che devo ringraziare l'amministrazione comunale per avermi coinvolta, devo dire, questa volta in una duplice veste. In veste istituzionale, come istituzione presente nel territorio, ma anche come sorella dell'ingegnere Licata che ha voluto omaggiare di questo spettacolo questo territorio. La provincia sì è presente, ha promosso una serie di appuntamenti, tra cui le notti bianche che hanno investito 8 comuni della provincia di Trapani e anche Campobello di Mazara con la frazione balneare di Tre Fontane. È una politica che si occupa particolarmente dei territori che sono vocati dal punto di vista turistico e che li aiuta nella promozione del territorio e spalleggiando qualsivoglia manifestazione che possa diventare anche un'azione di incoming. Ecco perché quando ho appreso l'intenzione di mio fratello, da un lato come gesto di grande sensibilità verso un nostro compaesano, perché i Mattia Bazar ricordiamo che hanno una forte attinenza con il territorio, essendo Aldo Stellita il fondatore dei Mattia Bazar e campobellese doc di nascita, e ha portato il nome di Campobello di Mazara in tutto il mondo, e quindi da un gesto di grande sensibilità e anche di grande responsabilità, perché in un momento particolarmente delicato politicamente in cui i tagli del governo centrale hanno investito anche gli enti locali e quindi le piccole realtà, è importante poter diciamo attirare i turisti e gente in generale nel nostro territorio, perché certo il concerto dei Mattia Bazar fungerà da attrazione turistica per moltissime persone e quindi gli esercenti che lavorano, un indotto economico che si muove. Questo non può che rendere onorati del gesto che ha voluto fare mio fratello nel territorio, e come politico non posso che apprezzarne l'utilità e quindi da un punto di vista proprio istituzionale. Io volevo ringraziare anche l'amministrazione per la disponibilità che ha dato nelle persone del sindaco, del vice sindaco di Francesco Foggia e di Angela Ferraro e del presidente Castiglione, perché l'intero consiglio comunale ha omaggiato e ha fatto un grande gesto nei confronti di Mattia Bazar, ma questo lo dirà il presidente non appena io finirò di parlare. E poi vorrei ringraziare anche per la disponibilità data per i momenti che ci saranno collaterali del talk show del giorno 12, perché si parlerà di salute, di obesità nei bambini, di dieta mediterranea che è diventata patrimonio dell'UNESCO, e giorno 13 dove ci sarà finalmente la notte bianca promossa dalla provincia regionale di Trapani. Io passo la parola al presidente del consiglio comunale, grazie. Grazie Doriana, io ho ascoltato attentamente le parole del vice sindaco nonché dell'assessore provinciale Doriana, e ricordo allora quando mi ha accennato di questa sua manifestazione di volontà da parte del fratello di voler portare Mattia Bazar a Campobello di Mazara. Questa è stata una cosa che ha rallegrato a me personalmente, perché mi legava anche un'amicizia con la famiglia di Aldo Stellito, che era il fondatore del gruppo Mattia Bazar, in quanto abitava, guarda caso, proprio a fianco casa mia. E quindi nel momento in cui si è manifestata questa opportunità che l'amico Aldo Licata ha voluto regalare alla nostra città, e di cui la città gliene è grato assolutamente per questo grande gesto di solidarietà e di manifestazione di affetto per la nostra città, io ho voluto immediatamente sposare la causa di riconoscere la cittadinanza al gruppo di Mattia Bazar, non fosse altro perché il gruppo stesso ha portato la città di Campobello di Mazara gli onori della gloria, perché il gruppo, girando per il mondo, ha saputo far parlare anche della nostra società, finalmente in termini positivi e non sempre in termini negativi. Per cui il Consiglio Comunale proprio ieri ha avuto una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che ha appunto riconosciuto all'unanimità la cittadinanza onoraria al gruppo di Mattia, che noi
domani sera ci onoreremo di poter rappresentare sul palco in via eccezionale, perché dovremmo farlo nel luogo deputato che è il Consiglio Comunale stesso, ma lo faremo in piazza di fronte ai diversi 10.000, 20.000, non so quante persone riusciranno a portare gli amici dei Matteo Bazar, e noi lì saremo onorati di poterli fregiare con il nostro riconoscimento che la città può modestamente portare alle loro, nelle loro mani. Io sono felice di questa iniziativa della cittadinanza, è una cosa che mi fa particolarmente piacere, ma ancora di più farà piacere ovviamente soprattutto a Giancarlo Golzi e a Piero Cassano, che insieme ad Aldo sono i leader storici del Matteo Bazar. Non ho avuto la fortuna di conoscere Aldo Stellita perché sono entrata a far parte del gruppo proprio quasi come un passaggio di consegna dopo la sua scomparsa. Lui è scomparso nel 98, io sono entrata a far parte del gruppo dal 99 in poi. Ma lo conosco attraverso le parole dei miei compagni di viaggio e soprattutto attraverso le innumerevoli canzoni di successo che ha scritto e che davvero hanno portato il mondo Mattia nel mondo, il mondo Mattia un po' in tutto il mondo. Io quindi felicissima di questo, ovviamente stasera sono in rappresentanza del gruppo che non c'è perché arriverà direttamente domani, ma ci tengo a sottolineare due cose. La prima, che mi lega alla famiglia Stellita, ad Aldo, Doriana e alla loro famiglia un'amicizia ormai, insomma, posso dire consolidata. Noi spesso ci diciamo che io posso andare serenamente a dormire a casa loro perché tanto trovo vestaglia, pantofole e qualsiasi altra cosa, perché siamo sempre veramente in contatto, e quindi il privilegio di esibirmi qui grazie alla generosità di Aldo e della sua famiglia è ovviamente una cosa che mi fa ancora più piacere. E aggiungo anche che noi ci siamo conosciuti attraverso una cosa che mi rende un po' siciliana, e cioè il fatto che ormai da più di un anno io sono fidanzata con un mazzarese, quindi mi capita spesso di essere qui e di avere la possibilità di conoscere questa regione straordinaria. Perciò non posso che dire grazie. Già chi ha parlato prima di me mi pare che abbia spiegato quella che sarà la serata dell'11. Il mio vuole semplicemente essere un gesto di omaggio alla mia città in occasione della festa della Madonna. Per cui, parlando qualche settimana fa col sindaco e col presidente del consiglio comunale di Campobello Peppe Castiglione, e anche con mia sorella che, come diceva prima, riveste un duplice ruolo sia da assessore alla provincia ma un ruolo familiare, parlavamo che a me sarebbe piaciuto tantissimo che fossero i Mattia a venire a fare questo concerto a Tre Fontane, per la forte attinenza che hanno col territorio, che, come dicevano prima, Aldo Stellita, che nel 75 fu uno dei componenti, dei fondatori di Matteo Bazar, è riuscito a portare il nome di Campobello nel panorama musicale sia nazionale che internazionale. Per cui sono felicissimo che loro faranno una serata giorno 11. Poi volevo ringraziare tantissimo l'amministrazione comunale, il sindaco, il presidente del consiglio comunale per la disponibilità, per l'organizzazione dell'evento, perché questo era un evento che magari poteva essere fatto in un'altra location, ma proprio per la forte sensibilità dimostrata da parte dell'amministrazione hanno voluto farla in piazza Favoroso, con tutte le difficoltà che comportano e che comporteranno nella serata di domani sera, proprio per gli esercenti locali, per dare un segnale, un messaggio a tutti coloro che hanno delle attività sul luogo e quindi nel posto. Spero che vi possiate divertire nella serata dell'11, e questo poi sicuramente, voglio precisare, spero non sia un evento singolare, ma proprio in questo di domani, come tributo ad Aldo Stellita, spero che nei prossimi anni vengano fatti altri tributi nei confronti di chi oggi non ha la fortuna di essere tra noi. Quindi ogni anno verrà ricordato qualcuno, ne voglio citare uno, un mio fraterno amico che è scomparso più di 10 anni fa, Renzo Montalbano, ma anche Marcello Giorgi e tanti altri. Per cui spero che ne vengano altri come questi, e io, per, se Dio vorrà, farò la mia parte. Volevo anche dire che nella serata dell'11 di domani sera un nostro compaesano, Giovanni Bono, il poeta Giovanni Bono, che ha scritto una poesia dedicata ad Aldo Stellita, prima del concerto di Matteo Bazar la reciterà sul palco. Passo il microfono a Giovanni Bono, grazie. Grazie, io voglio dedicare questa poesia a tutti voi, Campobello, alla moglie di Aldo, a tutte le persone che le sono state vicine, ai Matteo Bazar,
Questa è una poesia che io ho scritto e l'ho messa in un volume che è stato donato a tutti i ragazzi della scuola. Ad Aldo Stellita di Mattia Bazzar. Io sono un artista, uno che scrive canzoni. Per un'ora d'amore non so cosa darei. Cosa sono io? Sono un gabbiano che vola lontano, che sfiora le onde del mare. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non si può. E a cantare con la chitarra, con la mia musica nell'anima, sotto un cielo pieno di stelle. Vedo bianchi cavalli liberi di correre felici, una storia breve ma infinita come la musica che amo, e per te canterò solo tu. Grazie. Diciamo che è doveroso, anche perché ho inserito con piacere l'evento nel calendario estivo di Tre Fontane e con grande, grande orgoglio presento questo gruppo che dà lustro a tutto il calendario. Quindi, però volevo anche ringraziare, se mi concedete, Francesco Foggia per tutto quello che ha fatto a livello proprio umano e materiale, diciamo, e in quanto grazie a lui domani potrete fare il concerto, perché ci sono state tantissime difficoltà per organizzare tutto questo, ma lui non si perde mai d'animo, quindi è un ottimo collaboratore. Io spero che domani sia una serata splendida, che ci sia una bellissima serata a livello di temperatura, che non ci sia umido per la tua voce, così possiamo magari ascoltarla e una brava artista non si ferma davanti a nulla. E l'urlo! E questo, Silvia, l'applauso di Tre Fontane per Silvia Mezzanotte. Grazie davvero, grazie infinite.
grazie. Yeah.
Tre Fontane, questo è Giancarlo Gozzi. Giancarlo Gozzi. Oh,
all'assessore provinciale nonché facente parte della famiglia di Beatrice Tutto Questo, la Dorina Licata, prego. Grazie per avermi dato la parola. Io, come ricordava il nostro bravissimo presentatore, sono in doppia veste come istituzione presente nel territorio, ma soprattutto come figlia di una famiglia e sorella soprattutto di colui che ha ideato questa bellissima serata. Credo che in un momento in cui il governo centrale fa tagli a tutto spiano per gli enti pubblici, per gli enti locali e per la resta pubblica, sia importante che imprenditori vengano a creare questi eventi che rappresentano un po' l'attrattiva per quell'azione di incoming che tutte le pubbliche amministrazioni e che comunque la politica dovrebbe sempre sostenere e soprattutto incoraggiare. Ma abbiamo, perdonami Nicola se sottolineo anche questo, voglio sottolineare il fatto che questa sera abbiamo tra di noi anche il presidente della Valtour, Cavaliere Patti, che ogni anno regala per i festeggiamenti della Madonna e giochi pirotecnici a questa bellissima frazione balneare, quindi un'azione di grande sensibilità dei nostri imprenditori, ma soprattutto di grande responsabilità. Ecco perché questo evento abbiamo voluto farlo in questa piazza, perché è ovvio che tutti gli esercenti locali debbono anche lavorare soprattutto in una frazione che ha tanto da offrire, come avete tranquillamente visto. E voglio ringraziare la pubblica amministrazione, il sindaco Caravà, il vice sindaco Francesca Pastarante, tutta la giunta comunale, l'intero consiglio comunale, il presidente, perché vi conferiranno, io non voglio anticipare niente, tra poco ci sarà una sorpresa. E poi voglio ringraziare i direttori artistici Angela Ferraro e Francesca Poggia e tutto lo staff del sindaco Antonella Bonsignore, come ha detto stampa del comune di Campobello di Mazara. Grazie sindaco per la disponibilità che avete mostrato nell'organizzazione di questo evento. Vi do anche appuntamento per domani sera, dove ci sarà un talk show che parlerà di bandiere verdi, di dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, e per sabato sera che prenderà il via il programma di Notti Bianche organizzato dalla provincia regionale di Trapani. Grazie a voi per essere stati in questa bellissima piazza, grazie. Come potete vedere, Doriana presenta assolutamente meglio di me, ma la parola passa a questo punto al Presidente del Consiglio, che sicuramente ci porterà i suoi più sentiti saluti. Buonasera a tutti, è un onore essere qui sul palco assieme a questi meravigliosi artisti dei Mattia Bazar. Io, quale Presidente del Consiglio Comunale, sono onorato e mi onoro di salire qui assieme a loro e di potermi fregiare di questa mia presenza, e cercando di rappresentare al meglio la città di Campobello di Mazara, che allorquando l'amico Aldo Licata, che saluto e ringrazio, così come la città di Campobello deve farlo, con un caloroso applauso per questo suo gesto, questo suo gesto nei confronti della città, è una cosa che ci inorgoglisce. Ce ne fossero come lui una decina, Campobello sarebbe sicuramente una società ancora migliore rispetto a quella che già c'è. E allora io mi dispiace solo una cosa, non aver avuto i fazzolettini in tasca, perché avrei dato seguito al pianto che volevo fuoriuscire al seguito delle parole in onore del compianto Aldo Stellita, con il quale io ho conosciuto la famiglia e fra l'altro anche egli stesso, abitandovi proprio nel muro adiacente di casa, e per cui le parole che abbiamo sentito ci hanno fatto ritornare indietro di alcuni decenni. E per chi come me ha avuto la possibilità di conoscerlo personalmente è un fatto davvero emozionante. Io non lo nascondo, ho fatto fuoriuscire qualche lacrima, ma avrei volentieri pianto per la gioia, per la serata meravigliosa che abbiamo dedicato ad Aldo Stellita, grazie sempre all'amico ingegnere Aldo Licata. Allora, quando si è manifestata questa occasione, subito parlando con Doriana e con Aldo abbiamo deciso di voler conferire la cittadinanza onoraria al gruppo, ai componenti dell'attuale complesso dei Mattia Bazar, e quindi il Consiglio Comunale è stato riunito in maniera straordinaria e urgente appena martedì scorso, e in maniera unanime l'intero Consiglio Comunale è stato ben lieto e felice di poter onorarsi e poter dare questo conferimento a questo meraviglioso gruppo musicale che porta alto il nome nel mondo, così come la nostra città, avvalendosi di questa grande occasione. Noi siamo qui a festeggiarlo e vi ringraziamo della loro presenza. Io non voglio ancora aggiungarmi, anche perché c'è il sindaco che deve intervenire. Vi ringrazio ancora tutti per la vostra presenza, ringrazio tutti i collaboratori che hanno collaborato a far sì che questa serata riuscisse così in maniera
brillante e saluto ancora una volta la città di Campobello di Mazara. E allora a questo punto, signor Sindaco, il microfono è suo, vogliamo ascoltarla. No, pochissime cose, mi avete commosso stasera, mi avete trascinato, più che commuovere nel senso del pianto, nel senso dell'essere trascinato da questa poesia meravigliosa che ci coinvolge e ci avvolge al tempo stesso. Ma dicevo un momento fa, il Presidente, ce ne fossero 10 di Aldo Riccardo, a Campobello ci sono, Presidente. Semmai devono cercare di mettere la mano in tasca e capire di contribuire a questa grande possibilità. È un modo per dire, insomma, muoviamoci, perché attraverso questa iniziativa del privato si aiuta il pubblico e si aiuta il nostro territorio, la nostra città che è di tutti, e chi ha di più e chi ha di più investito, io penso debba avere anche il buon senso di capire che investire ogni tanto nel territorio e nella cultura. Oggi abbiamo accompagnato per l'ultimo viaggio il senatore Lodovico Corrao, invito a fare un applauso a questo grande siciliano, e credo che la vostra presenza sia una presenza veramente significativa da questo punto di vista. Un grande uomo di cultura, sulla cultura ha scommesso non solo la sua vita, ma ha scommesso il destino di questi popoli del Mediterraneo, della Sicilia, lui diceva terra di frontiera, terra di incontro, terra di partecipazione, terra di collaborazione. Bisogna comprendere che nella collaborazione, nell'impegno comune, vi è la prospettiva e il futuro del mondo, ha significato il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e ha ragione, le divisioni, le guerre, gli scontri non servono e non sono e non potranno mai essere il futuro dei popoli del mondo. Il futuro è la pace, è la collaborazione, è lo stare insieme, la cultura è la via predominante per la riscoperta anche delle nostre identità storiche e culturali, e noi da questo piccolo di lembo di terra sperduta dalla Sicilia, ma di questo mare meraviglioso al di là di noi e al di là delle cose brutte che pure ci sono in questa terra, il messaggio che mandiamo è che c'è tanta ricchezza, tanta voglia di indicare futuro, prospettiva, che siamo sollecitati. E voi questa sera questa riflessione me l'avete fatta fare, ringrazio l'assessore provinciale Doriana Licata, sempre attiva, sempre presente e sempre capace di interpretare nei momenti giusti le esigenze giuste. Vedete, anche quando a volte sui colori e sulle politiche uno si divide, poi si ritrova quando ci sono invece le cose importanti, le scommesse importanti, quando c'è questa grande possibilità e questa grande prospettiva. Oggi al Mattia Bazzaro ho voluto indossare questa fascia tricolore, ma non per fare palcoscenico, perché voglio dare un significato forte, al di là, lo dico sempre, dalla mia modesta persona, Presidente, voglio incarnare oggi in modo vero, significativo, tutta la nostra comunità, tutta Campobello di Mazara, perché voi ci avete fatto questa sera un grande regalo, ci avete fatto ricordare, non perché noi l'abbiamo mai dimenticato, ad Aldo, al Aldo Stellita, alla sua famiglia, io ho conosciuto parte della sua famiglia. È una storia importante, una storia che dobbiamo conservare, che dobbiamo tramandare. Voi avete segnato oggi un momento significativo ed importante. Io proposi, anche con suggerimenti che sono arrivati dall'assessore Licata, di conferire la cittadinanza onoraria al vostro gruppo, ma singolarmente a voi, non solo nel nome di Aldo Stellita, ma proprio a voi, al vostro gruppo, per quello che voi state rappresentando e rappresenterete nel corso degli anni che verranno. Il Presidente del Consiglio, sensibile e partecipe, e colgo l'occasione per ringraziare tutto il Consiglio Comunale, che già nei primi passi, ecco, è significativo il fatto che l'intero Consiglio Comunale, al di là dei gruppi di appartenenza, all'unanimità hanno votato la cittadinanza onoraria al gruppo di Mattia Bazzaro. E io voglio darne lettura ufficiale, se non lo contento. Sì, un attimo soltanto, perché vedete, i Mattia Bazzaro sono 4, invece le persone che consegneranno gli attestati sono soltanto 3. Questa non è una cosa che abbiamo preparato, questa è una cosa che va così senza rete.
Io credo che sia, se non altro, importante, giusto per avere una persona che consegnerà il quarto attestato. Io penso che Aldo Licata abbia assolutamente il diritto, se non il dovere, di salire su questo palco, stringere la mano ai suoi amici e consegnare l'attestato. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare per la loro presenza i consiglieri provinciali Giampiero Giacalone e Enzo Chiofaro e ripasso il microfono al sindaco al fine di ascoltare il suo brano, il suo pezzo. Tra l'altro condivido anche la proposta del dottore Licata che sale sul palco e conferire. Questo mi trova completamente d'accordo con lei. Aspettiamo che Aldo. Allora, Comune di Campobello di Mazara, provincia regionale di Trapani, ai componenti del gruppo musicale Mattia Mazara, signor Pierangelo Eugenio Cassano, Giancarlo Golzi, Fabio Perversi, Silvia Mezzanotte, la città di Campobello di Mazara, in segno di alta considerazione, conferisce la cittadinanza onoraria per aver saputo portare la musica e la tradizione italiana nei più prestigiosi parchi del mondo, diventando con essa e attraverso di essa ambasciatori di cultura, di pace, di amicizia tra i popoli, trasmettendo il calore, la forza e i sentimenti della nostra gente e della nostra terra, onorandola e facendola conoscere, portando lustro anche alla città di Campobello di Mazara, atteso che uno dei suoi soci fondatori, Aldo Stellita, è nato in questa città. Stiamo procedendo a questa cerimonia in maniera del tutto informale. Adesso io immagino che voi quattro, Mattia Bazzar, avete in mano questo documento che penso vi riempia veramente di gioia, vi faccia profondamente onore. Devo dire che insomma qualche anno ce l'ho e si vede, però non si finisce mai di commuoversi. E questo è un regalo che mi fate, credo ci fate tutti quanti noi. Grazie davvero. Un giorno e una serata indimenticabile. Grazie. Ma volevo sentire anche cosa hanno dice al commento Silvia. Ma io penso di parlare a nome del gruppo, credo che sia Giancarlo e soprattutto Piero, insomma, siano particolarmente emozionati. Io la verità è che non ho avuto il privilegio di conoscere Aldo Stellita in vita, perché quasi come un passaggio di consegna e Fabio e io siamo entrati a far parte del gruppo subito dopo, però lo abbiamo conosciuto in maniera più che approfondita attraverso i racconti che ci hanno fatto i suoi compagni di viaggio e ovviamente attraverso le canzoni. Sono particolarmente onorata di avere questo privilegio della cittadinanza, che dicevo poco fa, sono molto legata a questa terra per le motivazioni di cui sopra. E quindi non posso che ringraziarvi, ringraziare l'amministrazione comunale, questo lo faccio ovviamente a nome del gruppo, ringraziare lei, sindaco, presidente, tutti quanti. Permettetemi di ringraziare in maniera del tutto speciale queste due persone sul palco, nel loro ruolo ufficiale, l'ingegnere Aldo Licata e l'assessore Doriana Licata, ma soprattutto, concedetemelo, permettetemi di ringraziare gli amici Aldo e Doriana, perché siamo ormai veramente fratelli, quindi grazie a loro siamo qui, grazie a loro è avvenuta questa cosa meravigliosa che ci riempie il cuore e credete che ci riempie il cuore per tutta la vita. Naturalmente grazie a tutti quanti voi. Un ultimo appunto prima di passare poi alla fase conclusiva, c'è Aldo Licata che ha qualcosa da comunicarci in via ufficiale. Buonasera a tutti, volevo brevemente fare un passaggio sul perché di questa serata,
come è nata questa idea. Io, qualcuno lo saprà, qualcuno no, lavoro a Napoli, in particolar modo a Capri, che è una meta molto gettonata di artisti, di VIP che se ne vedono all'ordine del giorno per le strade giorno dopo giorno. Quindi un giorno, parlando con un mio amico siciliano anche lui, dicevo: ma pensa un po', qua i VIP si vedono in giro tranquillamente, fanno shopping, vanno a mangiare al ristorante con gli altri, e da noi i VIP ovviamente si fanno venire. E in un momento come questo, come ricordava prima l'amministrazione, dove i tagli alla cosa pubblica, agli enti, sono ormai all'ordine del giorno, lo sentiamo anche dai media ogni giorno, quindi ho detto: perché anche il mio territorio non può, ed è giusto che debba avere un ospite importante musicale, anche perché io amo la musica. E allora da lì ho pensato subito a Mattia Bazzar, che voglio ringraziare personalmente. Io li considero miei amici, Silvia, Piero, Giancarlo e Fabio, ma sono dei grandi artisti e, come dicevamo prima, hanno delle grandi attinenze con questo territorio, e quindi questo è stato anche un tributo all'amico Aldo Servita. Concludo dicendo che mi auguro con tutto il cuore che questo possa essere il primo dei tanti appuntamenti che verranno negli anni a venire, ogni volta sperando e cercando di ricordare un amico scomparso. Voglio riferirmi in particolar modo all'amico Renzo Montalbano, che è morto 10 anni fa, il mio amico fraterno, che purtroppo è stato affrontato con l'incidente, ma l'amico Marcello Giorgi, Adriana Napoli, la famiglia che ha avuto l'incidente proprio nel mese di gennaio di quest'anno. Quindi mi auguro che questo possa essere l'inizio di tanti eventi che ogni anno possano ricordare un amico, un nostro compaesano scomparso. Io vi ringrazio, spero che vi siate divertiti e vi auguro una buona estate. Allora, ancora più forte l'applauso, grazie signor Sindaco, grazie Presidente, grazie Giuliana, grazie Aldo. A Tre Fontane, dove Mattia Bazzar hanno fatto un concerto strabiliante, un pubblico caloroso e affettuosissimo, ve l'aspettavate? Io sinceramente no, però mi ha fatto un piacere enorme, a tal punto che sul palco quasi non riuscivo neanche a parlare dall'emozione. È stata bellissima, la cosa ancora stupenda e stupefacente è il fatto di aver ricevuto in pratica la cittadinanza onoraria del posto, e questa è stata veramente per me una cosa incredibile. Tutto il concerto è stata una grande emozione, anche perché si è ricordato un vecchio amico. Beh, io non mi nascondo, ho la voce rotta ancora adesso e ho un'emozione, mi sento tremare dentro, perché sapevo che avremmo trovato veramente tanti tanti amici. Però il fatto anche di ricevere la cittadinanza onoraria di Campobello di Mazzaro, dove io venni tantissimi, tantissimi anni fa con Aldo, mi ricordo un viaggio dove partimmo da Genova su una coupé rossa e arrivavamo fino a qui, un viaggio interminabile, però poi l'affetto dei parenti di Aldo ci ricoprì veramente di tutta la fatica di quel viaggio. E questa sera abbiamo ritrovato il calore centuplicato,
grazie anche all'assessore che io vorrei veramente ringraziare, ti prego, a nome sì, di tutti i Mattia Bazar. Grazie, siete stati strepitosi e ci avete fatto un regalo che non dimenticheremo mai più. E come dice una nostra canzone, fino a quando cuore avrò. Grazie a voi per averci regalato un'emozione straordinaria e per aver riempito questa frazione di gente. Io da sopra il palco vedevo un lenzuolo di gente che questa frazione balneare non vedeva non so da quanti anni. Quindi se l'intento era di portare gente, di far lavorare gli esercenti locali pur con mille difficoltà nell'organizzare un concerto del genere in una piazza così piccola, devo dire grazie a voi per diciamo quello che avete che fatto. Ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Insieme. Insieme, eh? È vero. Grazie Piero. L'emozione infatti, come vediamo, continua anche dietro le quinte, ma parliamo del gruppo. 5 anni di lontananza da Silvia Mezzanotte, Giancarlo, chiamiamolo. Questo è un grande ritorno. Se Giancarlo riavvicina magari può anche rispondere lui. Ecco Giancarlo tra di noi. Allora, dicevo, 5 anni di lontananza da Silvia Mezzanotte, questo è un grande ritorno. Sì, i grandi amori quando si lasciano, mi piace sempre fare l'esempio del ferro, che dicono che è più forte la parte rinsaldata che il ferro stesso quando è integro, vedi? E quindi sì, è come esserci rinsaldati, ritrovarsi, il rinascere di una passione artistica, ma anche soprattutto sul piano umano, perché è difficile fare musica quando subentra solo la passione artistica, soprattutto in un gruppo, e alla base di tutto questo ci sono forti valori umani, quelli che ci legano e che ci fanno andare avanti, sopportare la tanta fatica ma anche condividere le tante gioie. Quindi un nuovo album, un nuovo passo assieme sempre a Silvia Mezzanotte. Quale sarà il prossimo concerto? Immagino ne farete tanti. Sì, adesso torniamo domani in Campania e abbiamo una decina di concerti tra Campania, Molise, Puglia, poi risaliremo su al nord in zona Pistoia, Liguria e poi ci ritufferemo giù, insomma è un grande andirivieni, siamo arrivati dall'estero 2 giorni fa dove abbiamo avuto un bellissimo concerto in Lettonia, in una località bellissima, Jurmala si chiama, che è un po' una Sanremo, una Taormina del nord. Abbiamo fatto un concerto bellissimo, tutto esaurito, quindi è questa la nostra vita, il nostro girovagare un po' in giro per il mondo. I Mattia Bazar è un gruppo storico in Italia, ma anche un palcoscenico storico in Italia, Sanremo. Quando pensate di tornare? Ma noi, guarda, eravamo pronti l'anno scorso e penso che saremo pronti anche l'anno prossimo, perché sai, la carriera artistica è continua, noi ogni 2 anni più o meno facciamo un disco nuovo, quindi il palcoscenico sanremese, quando combaciano le due cose, è sempre un'ottima vetrina. Noi non ci dimentichiamo di Sanremo perché è stato importantissimo per noi nell'arco di tutti questi anni, ne abbiamo 22, abbiamo anche un Guinness dei primati come gruppo per aver vinto il Sanremo nel 78 e a distanza di tanti anni nel 2002, quindi a noi piace andare, è un bel momento, è una vetrina internazionale molto seguita all'estero e noi che abbiamo un mercato all'estero sfruttiamo il discorso sanremese anche per questo. Tanti anni di esperienza musicale sul palco, immagino che ogni volta sia sempre un'emozione nuova. Assolutamente sì, sarebbe un guaio se non ci fosse questa emozione che chiaramente ti aiuta a vivere, ti aiuta a vivere di musica, è la cosa più bella che ci sia. E chiaramente adesso io ne approfitto, ho qui vicino a me l'amico Aldo Licata e vorrei veramente ringraziare a nome dei Mattia Bazar per la splendida serata e poi per aver, io lo so, pilotato insieme all'assessore una cittadinanza che è stata veramente ispirata, che magari nel nostro cuore trovava spazio ma che tu hai dato concretezza. Bene, Aldo Licata, grazie al quale si è avuto questa sera questo bellissimo concerto. Sì, per me è stato un onore, un enorme piacere avere Mattia Bazar questa sera a Tre Fontane.
la loro attinenza col territorio è molto forte, visto che il nostro compaesano Aldo Sellita è stato uno dei fondatori nel lontano 1975, se non sbaglio, quindi il passaggio che c'è stato, e per questo voglio ringraziare il Consiglio Comunale e l'amministrazione, in tempi molto celeri sono riusciti a fare tutti i passaggi burocratici affinché questa sera potessimo conferire loro la cittadinanza onoraria. Per noi è stato un enorme piacere, lo spettacolo d'altronde non avevamo dubbi, è stato così come ci aspettavamo, sono dei grandi artisti e, consentitemi di dirlo, li considero ormai dei grandi amici. Bene, grazie ai Mattia Bazar, spero di vedervi presto perché adesso siete anche voi campobellesi, quindi proseguiamo l'estate di Campobello. Sindaco Caravà, una serata speciale, una serata riuscitissima, Tre Fontane organizzata con i posti auto e tutto. Sì, abbiamo avuto un personale ineccepibile. Io ho avuto modo di ringraziarli perché hanno fatto anche più del loro dovere, diciamo, soprattutto le associazioni di volontariato, la polizia municipale e i miei collaboratori, il mio staff, sono stati veramente bravi, perché questo evento, come avete visto, è stato un evento seguito da qualche migliaio di persone e siamo stati, diciamo, come dire, agevoli nel traffico, nella possibilità di raggiungere la piazza e anche poi nella possibilità di andare via senza particolare difficoltà. Un evento importante sul piano culturale è la scelta che abbiamo fatto di fondo, unita al teatro stabile che realizzeremo alle cave di Cusa, con un protocollo d'intesa insieme alla sovrintendenza. Il percorso che vogliamo indicare è questo, è chiaro, è stato non tanto ben recepito nel quinquennio precedente, ma è mia intenzione in questi 5 anni, Dio volendo, possiamo veramente rendere, come dire, concreta e visibile questa scelta, che è la scelta della cultura, la scelta dell'identità storica e culturale e la scelta delle nostre risorse, delle nostre ricchezze archeologiche come le cave di Cusa, perché pensiamo che unito a uno sviluppo delle nostre frazioni sia il volano certo, serio per l'occupazione, per lo sviluppo, per il lavoro, per il futuro delle nostre genti, delle nostre generazioni. Un momento emozionante è stato anche quello della cittadinanza onoraria che è stata data ai Mattia Bazar, una motivazione importante. Ma vede, la nostra è una piccola comunità che esprime grandi risorse, che partono anche da decenni passati. Molto spesso viene offuscato questo nostro comune da altri fatti, alcuni frivoli, alcune vere, ma che assumono una dimensione, diciamo, totalizzante, offuscando quella che è invece la laboriosità, l'impegno, la professionalità, la ricchezza che abbiamo di industrie non solo legate all'agricoltura, ma di industrie della cultura, delle industrie del teatro, della musica. Esprimiamo risorse e qualità veramente significative. E forse perché non hanno avuto un palcoscenico più grande, quello nazionale, non abbiano avuto la possibilità di fare le fortune che tanti altri hanno fatto. Ecco perché lo sforzo che voglio fare non è quello di nascondere il male, è quello di combatterlo a viso aperto, ma al tempo stesso di togliere questa cappa che sul nostro comune per diversi anni e continua ad esserci purtroppo, e dare forza e vitalità a tutte quelle risorse invece pulite, serie, vere, che sono la vera grande risorsa contro il malaffare e contro la mafia, affermando ancora una volta che la Sicilia è una terra non solo di conquista, ma è una terra di rinascita, una terra che può guardare con maggiore serenità al suo futuro, e i nostri giovani debbono comprenderlo sino in fondo, che bisogna darsi una mano insieme. La politica da sola non ce la può fare, il sindaco da solo miracoli non ne può fare, ma se c'è questa rete, questa convergenza, questo comune sentire delle forze imprenditoriali, delle forze culturali, del mondo della scuola, del mondo del teatro e quindi della politica, che diventa sintesi,
io penso che noi possiamo guardare con grande ottimismo al nostro futuro. Un'estate campobellese piena di eventi, quali sono quelli a cui tiene di più? A quelli che uno è domani sera, per esempio, quello che andiamo a, come dire, a festeggiare, se così si può dire, la bandiera verde che per la seconda volta è stata assegnata dai pediatri d'Italia al nostro comune. Più di 70 pediatri nelle varie realtà nazionali hanno scelto Trefontane, hanno scelto Torretta, proponendola alle famiglie come luogo sano, come luogo sicuro per poter passare le vacanze. Verrà già arrivato, domani sera sarà presente il professore Farnetano dell'Università di Milano, vicepresidente nazionale dei pediatri d'Italia, Angelo Tumbarello, responsabile regionale dei pediatri. E questo certo per me è un evento significativo, perché significa che alcuni obiettivi li ho raggiunti, quello di mantenere pulito il nostro mare, pulita la nostra spiaggia, a fronte di quanti hanno sostenuto in questi mesi, in questi anni, anche in modo strumentale e non veritiero, diciamo, che il mare era inquinato. Abbiamo avuto invece completamente il contrario, quello di aver avuto assegnato il riconoscimento del mare pulito, del mare tenuto per come Dio comanda, perché è una nostra risorsa fondamentale. Unito a questo ci sono tutte quelle iniziative che voi avete seguito anche nel recente passato, che vedono Martina Calandro, vedono impegnati nostri professionisti, anche giovani, che esprimono grandi talenti, grande qualità. Io ho voluto dare un segnale forte, non solo perché siamo intenzionati in questi anni a risparmiare, ma a risparmiare su tutto ciò che non è fondamentale. Non siamo disponibili a risparmiare sul settore della cultura, ma al tempo stesso vogliamo scommettere sulle nostre risorse, sulle risorse del nostro territorio. Quindi un palinsesto che può sembrare più modesto, ma che in verità esprime questa voglia, questo impegno da parte dell'amministrazione di mettere in campo queste qualità. Abbiamo visto, giorni scorsi, fratelli Federico, Ensemble Selinus, che parteciperanno a un concorso nazionale nei prossimi giorni, che hanno fatto diversi CD, che hanno scritto diverse canzoni, che hanno una musica che attira, che attrae, che coinvolge. Io dico, come sindaco, penso tra i miei doveri c'è quello appunto di fare in modo che questi talenti possano avere un palcoscenico più importante di quello regionale, più importante di quello provinciale, per cui non voglio assolutamente trascurare questi aspetti, perché sono legati fortemente al futuro dei nostri giovani, alla capacità di lasciare o di impegnare il proprio tempo in situazioni diverse, e l'amministrazione comunale, io penso, tra i propri doveri ha quello di favorire questo terreno di impegno, e noi lo stiamo facendo. È stato il primo anno più forte e questa possibilità, e penso che negli anni a seguire io consoliderò e darò ancora più forza sia sul piano finanziario che sul piano strumentale per le cose che ho detto prima.